I Nihi, che ammontano a 55.000 individui, si dividono in tre sottogruppi: i Dol, i Dopum e i Dodum, che secondo la loro mitologia corrispondono ai nomi dei tre figli del primo uomo che apparve sulla Terra. Ciascun sottogruppo si divide a sua volta in 10 clan esogami. Vivono in lunghe capanne di bambù costruite su palafitte, dotate di ampie e comode verande. Ogni casa, che può raggiungere i 70 metri di lunghezza, ospita più nuclei familiari, a volte consanguinei. A ciascuno è assegnato uno spazio privato, adibito ad appartamento e cucina. Ogni focolare è riservato ad una famiglia. Ne esiste uno vacante, utilizzato dalle mogli nel periodo mestruale o di gravidanza. L'accensione di un nuovo focolare da parte di un anziano è foriero di una separazione. In Arunachal Pradesh vivono le donne più fertili del mondo. La media è di 7 figli per nucleo. Considerando un poligamo con 4 mogli, una longhouse può ospitare 33 anime. Praticano il debbio, cioè la tecnica primitiva del taglia e brucia. Ogni 12 anni, per non pesare troppo sulla natura, si spostano alla ricerca di nuovi territori da sfruttare. La cultura principale è il riso, i campi rubati alla pendenza collinare. Come drappi dorati serpeggiano tra il verde della foresta, guadagnando a poco il fondovalle. La caratteristica principale di questo popolo è il bopa, un singolare copricapo costituito da una calotta rigida di legno, rivestita da una papalina di fibre vegetali e corredata sulla sommità da un becco di tucano, da una piuma e da artigli di rapace. I capelli sono lunghi e raccolti in una crocchia sulla fronte. I lobi degli orecchi sono forati per permettere l'inserimento di voluminosi piattelli di bambù.